Buongiorno, ci siamo, ci siamo. Allora, non c'è l'audio del gioco, però. Ok. Allora, dovrebbe andare. Bentornati, ragazzi, bentornati a tutti. È mattina abbastanza presto, di sicuro è presto per una live del genere, perché vorrei che avesse più ascolti possibile. Al mattino non è l'ideale, ma purtroppo questo ho di tempo con il lavoro che faccio, dato che al pomeriggio lavoro fino a tardi e alla sera non è il caso di mettersi a fare la VR così, perché poi devo farmi una doccia ed è troppo tardi. Ci rimane la mattina, per cui ci facciamo un 2 ore. Purtroppo sono poche, però avrei voluto farmi 2 ore qua e poi passare ad altri giochi, ma ho dormito fino alle 9, quindi ho perso un sacco di tempo. Pazienza, ce le facciamo andare bene. D'altronde sono anche un po' stanco in sti giorni, per cui ci sta che il mio corpo abbia bisogno di dormire un po' di più. Niente che dire, allora, abbiamo un po' di cose da fare, ma non le possiamo fare per mancanza di armi, per cui io direi che ci facciamo un giro bello grande a recuperare robe. E sfrutterei il posto dove siamo stati l'ultima volta. Ok. Si vanno bene. Mettiamo il caschettino. La chat c'è. Continua. Ok. Allora. Ci portiamo un po' di colpi. Stiamo andando con la 9x19. La devo calibrare qua, ovviamente. Quindi abbiamo un sacco di scatole, usiamole. Mamma mia, sta cosa che li prende solo così è veramente fastidiosa. Ok. E qui abbiamo questi, che sono 7,62, quindi ci prendiamo anche questi. No, perché non ne abbiamo. No, non ne abbiamo, per cui no, però forse li abbiamo qua dentro, sapete? E magari anche in questi. Ottimo. Tanto sono da svuotare, quindi potrei anche fare così, perché le scatole ora sono piene. Ok.
Ok, ci portiamo anche questi. Ah, però qua posso... riempire quello. Questo è vuoto. Ok, quindi due caricatori di questo e tre di pistola. Direi che può andare. In più ci portiamo queste. Ok, dovrebbe andare bene. Lì c'ho. Ok, perfetto. A posto così. Mancano 7 colpi. Sapete che c'è? Io fullo questi. E me ne porto qualcuno di meno, tanto ne ho abbastanza, dai. Se ne troviamo abbiamo una scatoletta pronta all'uso da riempire. Ok, allora. Non abbiamo missioni attive. Io vorrei andare in questa zona qua, a questo punto. Allora, questa è laggiù. Quanto tempo c'è al wipe? 20 ore. Potrebbe essere che ci spawn in una zona a caso. Potrebbe anche valerne la pena. Questa è qua. Da uccidere il mostro nell'area. Ma tra 20 ore rinasce il mostro, quindi... è tutto lassù. Non mi ricordo neanche come ci si arriva lì. Non mi ricordo neanche come ci si arriva. Però là c'è una bandierina verde. Questa, ok. Mi sa che è meglio che aspettiamo. Aspettiamo il coso. Ma potrei vendere e vedere se riusciamo a prenderci il cecchino. Dubito, ma ci proviamo. Potrei vendere questo. Tanto abbiamo l'altro. Quindi non ci interessa avere questo in realtà. Abbiamo i canne mozze per la doppietta, dai, andiamo a venderci questo. Oh, aspetta, sto andando storto. No, che è la mia impressione, ok. Dai,
Dai, c'è uno scalino di merda. Quanto mi dai? Mi dà un cazzo. Non mi dà un cazzo. Allora, il problema non mi serve. Io questo vorrei, ma 3.200, cioè non riesco a comprarci il caricatore. Posso prendere questo da 200. Mettilo un attimo lì. 7,62 per 39, ammo. Una scatola ce l'ho a casa. Non so se mi basta. Giusto, giusto, eh. Ho finito tutto. Quanto tiene questo? 10. Più uno in canna, ok. A vedere qua c'è un'altra scatola di questi, quindi forse purtroppo non ho il mirino. Per quello è un casino. Questo è quanto. Ok, non abbiamo purtroppo altri soldi, per cui ci arrangiamo così. Per forza. Allora, aspettiamo il tide, perché sì, allora, sono le 12. Sono 20 ore. Sono
Sei di mattina? No, mancano 3 ore, quindi alle 9. Ok, allora. Questo ok. Prendi questo, metti qua. Ok. Missioni. Ok. Questa è la prioritaria. Poi abbiamo un qua che mi dà 2000. Stessa zona. Questo è di là. Questo potrebbe andare, però noi passiamo da lì. Allora, potremmo fare così. Passare di qua, che si collega qua, credo. Quindi la M3 la lasciamo stare. Bene così, andiamo così, con queste, che sono importanti. Allora, abbiamo un sacco di munizioni. Abbiamo il cibo, direi che possiamo andare. Sono anche le 9, per cui è bello chiaro. Via. Comunque si sì, è calibrato male. Ok. Non ho guardato neanche come vedete voi, ma direi che va bene. Speriamo che ci vada bene. Non credo che la finiremo oggi, però ok. Allora, prima tappa qua. Quindi passiamo da sopra.
Oddio, ti ho visto. Passare da dente all'albero. Vai. E siamo passati. È qua il passaggio? Forse è lì. O è solo... No, no, no. È solo un'insenatura. Non stiamo andando troppo avanti? Ah no, siamo qua. Siamo più o meno qua. Sì, è più avanti, è più avanti. Per ora tutto a posto. Ok, dobbiamo ripassare di là e ci siamo. La cosa non mi entusiasma molto, ma... Dobbiamo farlo. Ma qua ci facciamo del male. Al ritorno. Al ritorno.
Ok, siamo qua. M1, M1. E sarà pieno di nemici. Potremmo sfruttare questa copertura qua. Ne vedo già uno che sta arrivando. Meno male che abbiamo il silenziatore. Questo ci aiuterà molto. Allora, dicevo, liberiamo fino là, che dovrebbe essere questa. Ah, c'è del gas. Possiamo passare anche dentro. Tanto dobbiamo andare a M1 qua. E questo gas sembra un'entità che si sposta. Sembra quasi vivo. Che era la mia ombra. Era la cazzo di mia ombra. Dice anche questo, va. A posto. Là c'è gente. Ho visto muovere. Penso sia un'ombra. Un cazzo. C'è roba corazzata anche. E m'hanno visto. Oh! No, non spara, cazzo! C'era la sicura.
No, ma ammazza, ma ammazza. Non ho armi corazzate. Come cazzo lo stendo questo? Non gli faccio niente. È completamente corazzato. Cazzo, non ci ho pensato a quelli corazzati. Oh, la Dima! Puoi impostare cosa vedi nel braccio? In che senso? Merda. Ok, con questo va giù. Lo tiriamo giù con questo. Lo schermino della chat, ma è un programmino. Vabbè, tanto volevo ricaricare. È un programmino che ti fa vedere la chat, ti imposti la grandezza, quanto la vuoi, dove la vuoi mettere, cose così. È gratuito. Ma voi non lo vedete, eh? Voi non vedete, questo è l'orologio. Cioè, non credo che... No, infatti... Sì, no, la vedete? Sì, è lì per terra. La vedete, la vedete. No, no, ma tanto volevo ricaricare perché non sono andato bene. Però abbiamo visto che questo ha potere perforante, il che va bene. E abbiamo notato anche che qua c'è la sicura inserita. Quindi togliamo la sicura. Ok. Non era lui però. Cazzo! Merda!
Niente, questo qui è velocissimo. Sono tanti, l'avevano detto. Allora, dobbiamo giocarcela bene. Ah sì, dopo 1 o 2 ore sei stanco morto, eh. E qua non ci hanno sentito. Infatti dopo un po' bisogna chiudere. Possiamo provare anche a passare prima da fuori. Cazzo era? Che cazzo era quel coso? Non segna lì dentro l'M1. Alle gambe. Merda! Merda! Ma come cazzo mi hanno sentito che ero con la silenziata? Sarà difficilissimo. Sarà difficile. Potrei attirarli fuori. Vediamo. Teoria seguono i rumori, sono abbastanza stupidi. Non in questo caso. Guardalo laggiù.
che lo devo far avvicinare. Ok, raga, forse ce l'abbiamo fatta. Forse l'abbiamo tolto. Ok, abbiamo ancora il caricatore quello piccolo. Ok, andiamo. Questo era lo stronzone, quello super forte. Allora, c'è qualcosa qua. O da prendere o da fare. Almeno credo. Credo di essere qui. No, siamo qua. È più avanti. Per 39. È di là.
Non ci provo neanche a tradurlo, ragazzi, non ci provo neanche. Allora, qua c'è una cassa. È là che devo andare. Posso passare da dentro. Al secondo piano c'è una passerella che mi collega. Ok, proviamo così. Che è sopra. Ok, saliamo. Ok. When are you having lunch? Not today. The boss wants to see me. Oh, I see. I'll be in the smoker if you need to vent out. Good luck.
Questi sono apribili? Sì. When are you having lunch? Not today. The boss wants to see me. Oh, I see. I'll be in the smoker if you need to vent out. Good luck. C'è qualcuno. C'è qualcuno. Dietro la colonna. Ok. Andiamo. Mo. Questo è da portare. Dobbiamo tornare indietro. Credo di aver trovato un oggetto di missione, tra l'altro. Potrei fare così. Allora. Sto così. Poi. Dai, mi si è buggata, mi si è clippata dentro. Ok. No, lì solo pistola. Andiamo con questa in mano. L'unica cosa che mi viene in mente di fare. Possiamo anche essere pesantini, eh. Non credo che si passi di qua.
E invece sì che si passa di qua. Ma porca merda. Sono sprecato la granata, me la sono anche sparata in faccia. Minchia, è precisissimo. Cazzo, minchia due ce n'è addirittura. Sono tutti corazzati. L'unica è sfruttare la granata. Non so se lo sto prendendo, eh. È molto distante. E io non c'ho un cazzo di mirino. Porca merda. Dai, cazzo, ma porca puttana. Mi si è inceppata. Ah, questo è scarico. Te ne arriva un altro. Ma vaffanculo. Quanti cazzo sono? Mi si è inceppata la pistola.
Venga, venga avanti. Dai, vieni. Ok, il peggiore è andato, salva. Guardalo laggiù, quello mi spara. Ce n'è un altro di quelli cattivi cattivi. Merda. C'era una tanica di gas. Oh. Tatino, buongiorno. Potremmo sfruttarla la tanica di gas. No, scusa, non avevo salvato la partita. Qua, infatti. Sarora.
Pistola carica. Questi sono scarichi. Colpi, vai. Mi si è inceppata, porca puttana. Ok, pistola carica. Quanto cazzo è resistente sto tipo? Oh, cribbio. Non ce la farò mai. Sono troppo resistenti. Ok. No, di sto cazzo di cibo che ora non è proprio il momento, eh. Okay, questa è carica. Sette colpi, 11, 3. Ok, allora, salva, proviamo ad andare.
Tana. Niente, mi si inceppa di continuo, ragazzi. Non ce la fa più sta pistola. Ho lasciato la pistola di là, cazzo. Cazzo, sono senza armi. Sono senza armi. Ho solo più una granata. E sono morto. Non ce la farò mai. Ma quanti cazzo ce n'è? Non riesco a caricare la pistola in tempo. Bisogna comprare pretili perforanti, non si può più andare con questi qua normali. Niente, si inceppa. Si inceppa di continuo. Che palle! Sono due, uno di seguito all'altro, non posso caricare finché arrivano sti due. Il che vuol dire che devo farli con quello che ho.
Muori, cazzo! Forza. Cazzo. Finiti? Forse sono finiti. Speriamo. No, non sono finiti per un cazzo. Erano finiti per un cazzo, c'è ancora quello. Non posso combattere con una pistola in questo stato. Si usurano veramente in fretta. Non so se mi basteranno 8 colpi per ucciderlo.
In una di quelle, in quel posto, è lì che dobbiamo andare. Maledetto bastardo. Si è di nuovo inceppata la pistola. Sa che sarebbe il caso di tornare a fare un refill a casa? Tu che cazzo ci fai qui adesso? Ho caricato quello sbagliato. Ho caricato quello sbagliato, dai, per forza. C'è 7:30. Bisogna che mi corri. Niente, non corre più. Dai! No, non corre. Va bene, andiamo così. Ok. Cerchiamo di attirarlo qua. Non viene. Yara, look at you. Are you eating at all? Give me your plate. Come on. Lubos got over me. I'm okay, seriously. You need to eat well, Yara. No! Here, one more cutlet. Sì. Sì, cazzo! Ora, questo è senza colpi. O lo abbandoniamo. O ce la portiamo dietro così.
Dimmi che sono finiti, ti prego. Niti un cazzo! Ma quanti ce n'è, raga? Quanti? Pensavo fosse quello che abbiamo ucciso, questo qui. Ma ci tiro la granata sotto. Quindi ce n'è due ancora di là. Salutamela. Speriamo siano finiti. Mi sono attorcigliato il cavo un pochino. Cento passi. Ok, qua è la porta. Devo aprire questa porta. E devo prendere il C4 da qua. Beh, questo lo possiamo lasciare qua. Tanto, devo tornarci. Ma cazzo! Fanculo! Mo', dobbiamo uscire però. E non c'è uscita da qua. Come cazzo esco e rientro da sto posto? Cioè devo per forza rifarmi tutta la strada?
Ci deve essere un modo per uscire. Eccolo. Problema. Dobbiamo andare laggiù e vedo un sacco di gente. Merda, è chiusa. Un cazzo. È forte questo se lo metto a posto. Il problema è che non vedo un cazzo. No, non possiamo, ragazzi, non ce la faremo mai così. Allora. Mi conviene tornare a casa e risettarmi tutto. Intanto abbiamo pulito una zona. E non è poco. Allora, facciamo fuori quello lì sotto. Poi torniamo a casa. Who needed this heavy door here? Is the boss expecting a nuclear attack or something? If this thing stalls, we'll need to use a bomb ourselves to get it open.
No need. I reckon the boss will escape through the window. Maybe he's okay, even done it. Allora. Ce ne torniamo a casa. Ok. C'è un ascensore da qualche parte che porta al seminterrato. Per 39. Vedi che qua. Munizioni. Ok. Punto ci restiamo all'interno, che è più sicuro all'interno adesso. E 62 va bene, sono per questo. Ottimo. Continuo a sentire cose in questo bosco, non riesco a dormire bene. Non riesco a capire se è la mia immaginazione o qualcos'altro. Ma voglio che smetta. Mi serve qualcosa da mettere sopra le mie orecchie, non credo che sia quello il problema. Spero che quella ragazza che continua a parlare nella mia testa
capito. Penso che intenda, spero che mi dica qualcosa di utile, tutto questo sarà stato invano. Buonanotte. Credo, ma non ne sono sicuro. Anche quello che c'è anche in Scam. Ok, ce lo portiamo a casa. Il fatto che abbiamo liberato qua è già ottimo comunque, eh. Am I going crazy or what? Masha, can you have a look? The expenditures just don't match the records. You sure you haven't missed anything? Like director's whiskey check or something? You'd better double check. Am I going crazy or what? Masha, can you have a look? The expenditures just don't match the records. You sure you haven't missed anything? Like director's whiskey check or something? Siamo You'd better con double questo. check. Pensare a tutti i soldi che ho speso per sto fucile e abbiamo trovato il cecchino lo stesso. Ma porca puttana. Io prendo tutto. Yura, look at you. Are you eating at all? Give me your plate. Come on. Lubov Mikhailovna, I'm okay, seriously. You need to eat well, Yura. Here, one more cutlet. Ok, proseguiamo.
Basta venire fuori, voi state dentro. Ok. Oh, tornando indietro prendiamo tutto il prendibile. Perché ci serve soldi per le munizioni. Tanti soldi per tante munizioni. Un sacco di polvere. Sono cose piccole, non pesano tanto e va bene. Questo è importantissimo. Non avevo preso quello. Ma che cazzo? Piano, piano, piano. Vai, ora puoi correre.
un po'... Oh, cazzo. Non sa fare le scale, a quanto pare. Vieni che questo è più forte. E qua. Non si sposta da lì. Là. Perché non spara? C'era la sicura dentro. Ok. Attorcigliato, sì, decisamente. Anche parecchio. C'è ancora molto da bonificare di là. Sarei tentato di provarci ancora un attimo. Vedere se c'è un'uscita di qua. Ma no, c'ero passato, non c'è uscita di qua. E usare questo per passare. Qui non si passa. Un bel casino. Mo dove cazzo è? Potrebbe essere ovunque. Fuori.
Mi ha sparato attraverso le finestre? No, era lì. Ce n'è veramente troppi. Ah, mi fa partire proprio qua mentre ero in combattimento, come al solito. Che cazzo. Potremmo provare invece a uscire da qua e fare in esterno, che ora si è fatta. Ok, ragazzi, devo staccare. Devo staccare, per cui ripartiremo da qua. Sapevo che questa missione sarebbe stata veramente difficile, lo sapevo. Dobbiamo fare un bel po' di soldi, ma tanti tanti tanti, e passare i proiettili perforanti. Mi serve un cecchino funzionante con il mirino, perché sennò non serve a niente, e i colpi perforanti dello stesso, in modo da poter andare sulla distanza. L'unica cosa che mi viene in mente adesso. Perché ormai sono tutti corazzati e dato che hanno una mira tremenda, sono veramente potenti a livello di mira, il cecchino mi permette di stare un po' più al sicuro. Ma senza il mirino è un casino. Ok, allora. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me. Mi rendo conto che queste sono live molto particolari. E al di là dell'attrezzatura che è molto figa, se voi non ci siete dentro, ovviamente non percepite quello che percepisco io. Non c'è modo per me di passarvi le emozioni che mi passa un'esperienza del genere. Non è più un gioco, è un'esperienza. L'unica cosa che vi posso dire è quella. Quindi non pensate che, cioè, se vi attira e siete indecisi, provate e fatelo. Perché non è un gioco normale, non Into the Radius, è proprio la VR, non è un modo di giocare normale, non è un passatempo e basta, diventa proprio un'esperienza. Il brutto, il contro, ve lo dico sinceramente, se siete con me che siete un po' dipendenti dal videogame, questo vi ammazza la vita sociale, cioè la VR è il sogno bagnato di ogni videogiocatore hardcore. Che sogna di avere una vita parallela, perché è quello alla fine. Non vedrete più il gioco come una cosa, ok, ho 10 minuti, mi faccio una partitina così per relax. No, qui non c'è un cazzo di rilassante. Qui ti devi impegnare, devi fare il culo, anche fisicamente. Però è bellissimo, impagabile come cosa, è quello che io cercavo in realtà. Faccio sempre il paragone, per fare un paragone cinematografico, è un po' quello che in The Matrix fa Cypher, che decide di tornare dentro la Matrix, no? Il mondo là fuori fa schifo, quello qua dentro è più bello, mi infilo qua dentro. Questo è quel ragionamento che faceva Cypher, no? Qua è un po' la stessa cosa. Ti crea proprio un mondo a sé con le sue regole, le sue dinamiche, e sicuramente emozionante, è bello, è proprio un'esperienza. Il contro è che ti fa effetto droga, cioè ti fa effetto droga veramente. Bisogna stare molto attenti, infatti, ma più di 2 ore non ce la fai, infatti va bene così. Ok, no, io sono innamorato di queste cose, poi parlo, 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 perché vorrei che
lo provassero tutti e poi decidessero. Purtroppo mi rendo conto che è difficile provare una roba del genere. Va bene, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Buon pomeriggio a tutti.